Avere una nuova residenza significa, secondo lei, smettere di essere una persona senza fissa dimora? Questa è un'ottima domanda. La risposta è no. La risposta è no, non ci dobbiamo illudere che magicamente avendo una residenza si risolvano tutti i problemi. Avere una residenza significa porre la base, quel primo passo, che può servire ad accedere a tutti quegli altri diritti e prestazioni che sono necessari per accompagnare un percorso di uscita dall'emarginazione. Io non escludo però che ci siano persone per le quali la sola residenza sia sufficiente, perché nella loro esperienza personale, con le risorse che hanno a disposizione, superare quell'ostacolo basta per innescare quei meccanismi positivi di nuova partecipazione alla società che permettono poi di risolvere i problemi, ma non si può generalizzare. Quello che è certamente vero è il contrario. Senza una residenza non si può smettere di essere senza dimora qualora lo si sia.